Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo di J.K. Rowling e come il mio rapporto verso di lei, che ovviamente è solo immaginario, però in qualità di autrice della mia serie preferita, ovvero Harry Potter, è cambiato nel corso degli anni e anche in maniera decisamente drastica. Ovviamente prima di iniziare il video vi faccio un po' le solite premesse. Se il canale vi piace, quello che propongo vi interessa, eccetera eccetera, ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella qua sotto per rimanere sempre aggiornati ogni volta che escono i miei video, di seguirmi sui social e sotto trovate anche il link di Amazon tramite il quale io riceverò una piccola percentuale per tutti i vostri acquisti e così mi darete una grossissima mano a mandare avanti il canale. Comunque direi, bando alle ciance, torniamo a J.K. Rowling. Inizierei tutto questo discorso con, ovviamente, una piccola premessa, ovvero che io sono davvero cresciuta con i libri di J.K. Rowling. Credo di aver letto la Pietra Filosofale a circa 9 anni, quindi da lì in poi è stato solo e unicamente un crescendo insieme a lei. E quindi per me è stata una figura importantissima, sia per la fine della mia infanzia che per la mia adolescenza. Anche per questo, secondo me, i libri di Harry Potter sono per me così importanti, anche se dal punto di vista letterario li considero forse una delle saghe più complesse e complete, anche solo dal punto di vista di ricchezza di temi, ricchezza di struttura narrativa, arco narrativo e crescita dei personaggi che esistono. È difficile pensare a una serie che abbia le stesse caratteristiche, la stessa imponenza e che abbia ovviamente catturato il pubblico in maniera così aggressiva come ha fatto Harry Potter ai tempi. Ma al di là di tutto, quella che tutti i fan di Harry Potter hanno avuto è stata una sorta di fascinazione anche per l'autrice. L'autrice, cioè J.K., ovvero Jo Rowling, sono veramente stati parte integrante del mondo di Harry Potter. J.K. Rowling non è mai stata un'autrice che si è distanziata dal suo personaggio, anzi ha abbracciato appieno e supportato tantissimo la nascita del fandom e ha seguito passo passo tutta l'evoluzione della sua saga. E per tanti di noi che siamo cresciuti insieme a Harry Potter, J.K. Rowling ha rappresentato anche un mito, ha rappresentato tantissime cose, perché davvero è stata anche forse una delle prime autrici di letteratura per ragazzi negli anni 90 e agli inizi 2000 a essere così famosa, così conosciuta. E sarà stato che forse era la prima donna che faceva tutto quello in maniera così imponente, sarà stato che aveva creato il mondo più magico che esista, quindi era doveroso amarla, era logico amarla, perché tutto ciò che diceva era giusto, era bellissimo. Immaginatevi leggere quello che è l'intero senso forse dell'universo di Harry Potter, che non importa se a volte commettete degli errori, se a volte pensate di avere più oscurità che luce dentro di voi, è tutto normale e tutto sta nelle vostre mani e che tutto il vostro destino sta nelle vostre mani e con quello che decidete di fare della vostra vita, da che parte decidete di stare. Cioè è veramente forse solo un milionesimo di tutti i temi che ci sono dentro Harry Potter, però secondo me J.K. è stata davvero, per me ha rappresentato proprio uno dei primi miti. Avete presente le classiche domande di un colloquio? A quale personaggio ti ispiri? Quale personaggio ammiri? Io per anni ho detto J.K. Rowling, cioè a tutti i colloqui, sembrando pazza, e probabilmente anche il motivo per cui non sono stata assunta. Però è proprio la sua forza e la sua figura che hanno accompagnato la me adolescente per anni e anche in gran parte nella mia vita adulta, devo dire. Ma quello che è successo negli ultimi almeno 5-6 anni è stato proprio un allontanamento anche abbastanza netto dalla figura di J.K. Perché secondo me Jo Rowling, con l'avvento di Twitter e con l'avvento di alcune sue opinioni non proprio felici, hanno iniziato ad incrinare il rapporto che avevo io con lei, ma penso come è successo a me con tantissimi fan, perché ci sono state alcune cose che secondo me sono un attimo da puntualizzare. Vado un po' in ordine cronologico, giusto per cercare di seguire un po' quella che è stata l'evoluzione del mio rapporto con J.K. Rowling negli anni e che sicuramente è scandito da episodi differenti, e il motivo per il quale forse ora io e lei non abbiamo davvero un grandissimo feeling. E sicuramente nell'ordine cronologico delle cose bisogna pensare a una figura davvero mitizzata come è stata quella di Jo Rowling alla fine degli anni 90.
non esistevano i social media, non esisteva una comunicazione così forte, così diretta e anche così contingente con i tuoi fan, davvero molto vicina quasi, che è quello che è un po' è l'impressione che ti danno i social media. E quindi, insomma, era questa figura mitologica che aveva scritto l'opera più importante per qualsiasi ragazzo nato dopo la metà degli anni Ottanta in poi, e che Harry Potter ha rappresentato davvero qualcosa di epocale, gigante per tutti i ragazzi nati dopo gli anni 80 più o meno, che quindi erano o bambini o ragazzi alla fine degli anni 90. Ma J.K. Rowling è stata forse la prima a dimostrarsi estremamente umana come autrice, a capire che aveva creato un fandom gigantesco e aveva colpito al cuore un sacco di persone, e che grazie anche a il suo spirito, al suo humor, eccetera. E sembrava essere molto vicina ai suoi fan, è sempre stata presente agli eventi, è sempre stata attivissima nel promuovere tutto ciò che riguardava il mondo di Harry Potter. E in più fu davvero una delle primissime donne, in maniera plateale, che rinunciava addirittura al titolo di miliardaria per tutte le donazioni che aveva iniziato a fare, perché ha sempre supportato un po' quella che era la sua scrittura, ovvero la storia di Harry Potter è la storia di un orfano. E J.K. Rowling ha sempre supportato i bambini, gli orfani, l'infanzia, e tanto che poi nacque anche l'associazione Lumos, che si occupa proprio di bambini che crescono in istituti, quindi che non hanno una famiglia e che sono costretti a vivere negli orfanotrofi. Soprattutto lei si occupa delle zone dell'Est Europa, ma non solo, ci sono anche un sacco di progetti attorno al mondo. Cioè, nel senso, è difficile pensare che una persona che rinuncia a una quantità così esagerata di soldi e che tenga conto sempre dei gusti dei fan, eccetera, che potesse avere anche dei piccolissimi difetti, no? J.K. Rowling era questa figura mitologica all'inizio degli anni 2000 che non aveva difetti, era solo l'autrice che aveva creato la serie più bella di sempre. E diciamo che il fandom di Harry Potter per tantissimi anni ha coinciso con il fandom di J.K. Rowling, cioè tutto ciò che proveniva da J.K. era Bibbia, era legge, tutto ciò che diceva era giustissimo, era perfetto, perché era l'autrice di Harry Potter. Diciamo che secondo me le cose sono iniziate davvero a cambiare attorno al 2010, ovvero alla nascita di Pottermore, che era questo bollirone che doveva accogliere tutti dei nuovi iscritti, dei contenuti esclusivi, doveva contenere materiale inedito e doveva raccogliere, diciamo, tutte le novità, tutte le news sul mondo di Harry Potter e non solo. Però anche attorno al 2010 esce anche la prima opera di J.K. Rowling che non è legata al mondo di Harry Potter, ovvero Il seggio vacante, The Casual Vacancy. E devo dire che io ho faticato tantissimo a digerirlo, però non trovo neanche giusto imputare una scrittura diversa, un mondo diverso, un'ambientazione diversa, che magari possa non piacermi, a screditare un'autrice, perché aveva davvero scritto la mia serie preferita, si è cimentata con qualcos'altro che non mi ha entusiasmata. Però davvero, forse per tanti fan è stato uno shock, cioè J.K. Rowling aveva scritto qualcosa che non c'entrava nulla con Harry Potter e aveva voluto comunque sostenerlo, perché è giusto così. Credo che una scrittrice, dopo un po', nonostante lei sia una che ha sempre detto che ovunque va, il mondo di Hogwarts e il mondo dei maghi è sempre dentro la sua testa, io penso che forse lei, più di tantissimi altri scrittori, davvero viva questa cosa, cioè ovvero immaginatevi già averlo pensato, tutto l'universo di Harry Potter. Quanto può essere totalizzante pensare, creare e vivere in un mondo del genere, dove forse ogni cosa che tu vedi in giro ti ricorda qualcosa di quello che hai scritto. Potrebbe essere materiale per quello che hai scritto, potrebbe cambiare qualcosa di quello che hai scritto, inserire, cioè, insomma, deve essere folle, davvero. Io forse mi rendo conto che non deve essere facile essere lei, e è stato molto coraggioso da parte sua scrivere qualcos'altro, anche se penso che forse qualsiasi scrittore a un certo punto si distacchi dalla sua opera magari più famosa per voler provare qualcos'altro. Poi nel 2014, perché lo sono andata a controllare, J.K. Rowling approda su Twitter e da lì inizia una serie di macelli assoluti e di cose allucinanti alle quali ci è abituata.
praticamente. Innanzitutto abbiamo scoperto che J.K. Rowling è assolutamente molto politicizzata. E questa cosa, secondo me, in realtà è tutto tranne che negativa, nel senso che è sempre stata una persona che ha preso delle posizioni. E io, per mia forma mentis, non potrò mai criticare qualcuno che prende delle posizioni in campo politico, perché è coraggioso, una persona si espone davvero personalmente per queste cose. E un personaggio come lei, che è assolutamente molto famoso, molto conosciuto e ammirato da tantissimi giovani, appartenente tra l'altro al partito laburista, anche molto più a sinistra del partito è laburista per alcuni versi, insomma, non so come dire. Per me era davvero l'apice dei cuori che potevo avere per J.K. Rowling, ok? Perché era, secondo me, ancora più perfetta, non aveva paura di chiamare in causa politici scorretti, di parlare di riforme che non erano, secondo lei, giuste per soprattutto gli adolescenti, tutto il mondo dell'infanzia, ma soprattutto per i lavoratori. E io, un po' per mia formazione personale, per orientamento politico, eccetera, cioè, non potevo non amarla ancora. Com'è possibile non amare J.K. Rowling quando si espone politicamente? Ma poi arriviamo a quell'oscenità chiamata The Cursed Child, ovvero la maledizione dell'erede, che è canon. Ricordiamoci sempre che secondo J.K. è canon. No, non sarà mai canon in casa mia, sarà lì a prendere della polvere. Comunque, J.K. Rowling fa uscire questa cosa che io me lo ricordo ancora la sera in cui uscì. Io ero a un concerto, ho aspettato mezzanotte e un minuto per scaricare l'ebook pagato oro, tipo 14 euro un ebook, e l'ho letto in 2 ore. Potevo andare a dormire. E questo, su questo siamo tutti d'accordo probabilmente. Io conosco pochissime persone che hanno amato la maledizione dell'erede, perché ci siamo resi conto che, pur tornando nel mondo di Harry Potter, J.K. ci ha voluto far piacere cose e ce le ha volute forzare, che non è che a tutti sono proprio andate giù, anzi, sembrava quasi che avesse snaturato il suo mondo, eccetera. E poi io sto parlando come se l'avesse scritto lei, ma in realtà The Cursed Child è stato scritto da John Tiffany e da Jack Thorne, e J.K. Rowling avrà messo la firmina alla fine. Io non ho neanche idea di quanti soldi le abbiano dato per mettere quella firmina, però per tutta la stragrande maggioranza del fandom e dei fan di Harry Potter, quel volume, al di là del fatto... No, ci arriviamo dopo, se no mi confondo. Cioè, quel volume snaturava totalmente i personaggi che noi avevamo conosciuto. Cioè, un personaggio come Harry, e come lo ritroviamo in Cursed Child, è un'altra persona. Cioè, non è Harry Potter. Hermione, Ron che sembra un povero imbecille e basta. Cioè, per me era quasi un insulto leggere questa storia, perché non era la storia dei personaggi che avevo conosciuto, e non potevo neanche pensare che nella loro evoluzione, nella loro crescita, sarebbero diventati mai così. Ma non è proprio possibile, è proprio sbagliato. Ma J.K. cosa ha fatto? Ha tacciato tutti di sbagliare e ha continuato a dire la frase che forse ha detto di più nella sua storia, ovvero fidatevi di me, questa cosa andrà bene. Cioè, non è vero, questa cosa non andrà bene. Cursed Child era sbagliato già come progetto fin dall'inizio, perché secondo me i libri tradotti, quelli di J.K. Rowling, sono stati tradotti in 150 milioni di lingue, chiunque ha potuto leggere i libri di Harry Potter. Poi abbiamo visto tutti i film, con opinioni positive o negative, e anche lì J.K. ci aveva detto abbiate fiducia in me, e posso anche capirlo, si era anche lamentata perché tutti si lamentavano, anche se i film duravano veramente tanto. Quello è un'altra parentesi, però, cioè, i film sono in certi versi recuperabili purtroppo, ma comunque questa cosa del creare uno spettacolo teatrale che purtroppo non potrà mai raggiungere chiunque, perché è stato a Londra 2 anni, poi è andato a New York, adesso va in Nuova Zelanda, no, in Australia, cioè, come quando arriverà in Italia nel 2040? E non tutti avevano la possibilità ovviamente di prenotare un volo, un biglietto e andare a Londra, anche perché sono andati sold out per un anno e mezzo continuamente, era proprio difficile anche trovarli, quindi anche volendo, anche provando a incastrare, era una tragedia. E non si sono resi conto che con questa operazione hanno escluso dalla magia tantissime persone, e ha voglia poi darci un copione, che è una roba indecente, perché non hai la stessa fascinazione che hai vedendolo a teatro. E ovviamente alle proteste
veramente che sono piovute ovunque. Io mi ricordo che quando uscì Twitter, YouTube, Instagram, erano tutti allucinati da quello che avevano letto. Lei rispose che tutto ciò che era stato pensato da John Tiffany e da Jack Thorne era assolutamente canon e che quindi tutto ciò che era scritto in Cursed Child è da accettare. Però è un'opzione veramente stupida, perché se il tuo fandom ti rifiuta quello che sta leggendo perché non corrisponde a nulla di ciò che hanno imparato, è un po' come se invalidasse la tua opinione. Però sei l'autrice tu, quindi va bene, ce lo facciamo andare bene. Tutti quelli che non lo hanno accettato, come me, hanno finto che non esista, quindi di non averlo mai letto, come se quella piccola stanzetta dentro il nostro cervello che ha letto Cursed Child, ovvero La maledizione dell'erede, avesse rimosso totalmente la storia, anche perché è una storia becera, inutile e orribile. Comunque, poi andiamo avanti, perché nel corso degli anni si susseguono una serie di operazioni davvero molto cringy che io non ho mai mandato giù. Arriva Fantastic Beasts, che io forse sono l'unica, a me non è piaciuto e non so neanche se vedrò il prossimo, anzi sono decisamente propensa a non vederlo, quello andrò a vedere sicuro. Fantastic Beasts è praticamente la storia di che doveva essere di Newt Scamander, adesso poi è diventata la storia di Grindelwald e Silente tramite Newt Scamander, che secondo me ha dei gravissimi problemi di cronologia, quindi già non ha senso, però comunque facciamo finta che sia canon. Facciamo finta che abbia senso e che io non stia cadendo di lato. Però c'è stato un problema, poi dopo parliamo dell'altro perché si attacca a una serie di problematiche evidenziate da Twitter. Il problema principale è saltato fuori con il casting di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald. Ovviamente un sacco di persone, me tra quelle, hanno storto parecchio il naso. Nel senso che è sempre stata un'autrice impegnata anche nei diritti civili. Harry Potter è un ragazzo che vive con una famiglia adottiva fondamentalmente, che sono gli zii, che abusa di lui, lo maltratta, sono abusi domestici. E assumere una persona per il tuo film è stata accusata in maniera decisamente pesante di abusi domestici con prove fotografiche e filmati, non è proprio la scelta più delicata e più coerente che tu puoi fare. Quando saltò fuori questo bollirone, J.K. Rowling scrisse questa lunga lettera, perché all'inizio aveva cercato di smarcarsi, di cercare di non rispondere, però ovviamente è una cosa talmente grande che un sacco di persone si sono sentite offese e prese in causa. Ed è vero anche che la questione di Johnny Depp si è risolta con un patteggiamento, però J.K. scrive questa cosa in pratica. Io so che questa scelta è stata molto criticata, ma innanzitutto fidatevi di me per l'ennesima volta, sempre la sua frase, e che è una cosa che riguarda solo i soggetti in causa, quindi Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard, e che visto che i due hanno raggiunto un accordo e che quindi ce lo dobbiamo far andare bene, non è un nostro problema. Ovviamente io propendo solo la parte che razionalmente non riesce ad accettare un accordo legale in cui viene detto: tra noi due non c'è mai stata intenzione di fare violenza, non c'è mai stata intenzione di mettersi le mani addosso, siamo riusciti a trovare un accordo, non significa non c'è mai stata questa violenza. E questo è un punto che secondo me già lì proprio il mito di J.K. Rowling, queste scuse becere, crollava, no? Proprio da lì la mia stima per l'autrice si è definitivamente spenta. Ma quest'anno è uscita forse la cosa che cercavo di ignorare da Twitter, ma che non sono mai riuscita ad ignorare. J.K. Rowling ha fatto due errori gravissimi. Il primo è stato fare queerbaiting, ovvero queerbaiting sono tutte quelle pratiche che cercano in maniera non esplicita di dare degli indizi sull'orientamento sessuale, ovviamente non eterosessuale in questo caso, dei protagonisti di film, libri, eccetera, eccetera, pur non avendone uno sviluppo effettivo all'interno della storia, e J.K. Rowling l'aveva fatto con Silente, esplicitando che Silente era omosessuale e che tra lui e Grindelwald c'era stato un passato decisamente più amoroso che solo d'amicizia, o almeno che da un'amicizia era nato anche qualcosa di più, ma poi litigando furiosamente i due si sono allontanati e come succede, come ci viene raccontato in Harry Potter, c'è un duello tra i due davvero atroce, tra le varie cose che succedono muore anche la sorella di Silente. E ora esce Fantastic Beasts 2, ovvero I crimini di Grindelwald, dove ci sarà questo avvicinamento
a Grindelwald e ci sarà Silente. E quindi una persona dice, beh, finalmente vedremo la vecchia fiamma che torna da Silente in un'epoca in cui si vogliono mettere mani addosso, daremo voce a Silente in quanto anche non solo amico di Grindelwald, ma come ex amante. No, ovviamente no. Perché nel film non verrà esplicitato in nessun modo. E questa cosa già non ha senso, perché visto che proprio si tratta della storia di Grindelwald, immaginatevi il pathos di rivedere la tua vecchia fiamma, chiamiamola così un po' da gossip, che torna e c'è un'epica battaglia tra i due. Cioè, quanto sale il pathos sapendo che sono non solo amici e non solo collaboravano e lavoravano insieme, ma erano anche ex amanti. E invece no. Quindi questo è queerbaiting, ovvero dire che ci sarà un qualcosa o che ci sono caratteristiche di orientamento sessuale queer, ma che poi non trovano nessun appiglio nella realtà, insomma, in quella che è l'esecuzione. Stessa cosa le venne accusata qualche anno fa in una maniera davvero abbastanza aggressiva, che era l'hashtag Black Hogwarts, che forse se siete su Twitter, se non siete, comunque se seguite tutto il mondo di J.K. Rowling, fu veramente una cosa grande, è che le venne accusata di avere fatto un po' di whitewashing, che secondo me all'epoca dei libri non dico che era comprensibile, però sicuramente rispecchiava un pelo di più un tipo di società inglese di metà inizio anni 90, nel senso che ci sono dei personaggi di colore, ci sono dei personaggi asiatici, eccetera, però tutti i personaggi principali della serie di Harry Potter sono bianchi e nessuno dei personaggi principali è nero, o esplicitamente, tranne poi in Cursed Child che scopriamo che Hermione è nera, anche se c'è scritto il suo volto bianco dentro uno dei libri, ma facciamo finta di non aver mai letto quella riga. Il problema di questa cosa, ovvero, secondo me era perdonabile nei libri, nel senso che ci sta un cast bianco all'epoca in cui era stata scritta, perché era difficile la rappresentazione a metà anni 90, poi immaginatevi quante volte Harry Potter era stato rifiutato, J.K. Rowling è una donna, insomma, aveva una serie di attenuanti, a meno attenuanti nei film, ad esempio, dove il cast è veramente poco diverse, è veramente poco ricco di personaggi non bianchi, ancora meno perdonabile in tutto ciò che viene dopo. Pensate a Fantastic Beasts, non esistono personaggi non bianchi. In America, tra l'altro, perché il primo episodio è ambientato in America e per me non è realistico per nulla, ma assolutamente, proprio non è pensabile, cioè l'unico personaggio nero è il ministro della magia, la ministra della magia. Giustamente nacque l'hashtag Black Hogwarts per dire, per favore, rappresentateci, ci siamo anche noi, Harry Potter è anche la nostra storia. Lo trovo legittimo, trovo anche legittimo starci attento, visto che sono temi di cui ti occupi continuamente. Ma a tutte queste critiche arrivò il tweet culmine, che secondo me rappresenta un po' l'evoluzione del personaggio di J.K. Rowling nel corso degli anni, e fu quello per tacciare invece la questione di Silente e della sua omosessualità. Ovvero, all'ennesima critica, lei si stufò, non rispose più. Prese una GIF con un personaggio che praticamente usava un telecomando e premeva il tasto mute. Quindi, alle critiche io rispondo con il mute, le silenzio, non mi interessano. E questa cosa secondo me non è assolutamente accettabile da parte di un autore, soprattutto di un autore che si occupa di letteratura per ragazzi e che ha trasmesso davvero dei messaggi assolutamente profondi, assolutamente più empatici di quello che si è dimostrata lei essere in realtà negli anni, e che secondo me non sono perdonabili proprio per una persona che ci ha insegnato soprattutto il valore dell'ascoltare le esperienze diverse, dell'arricchirsi tramite anche chi non è uguale a noi e chi ha un'esperienza diversa da noi, chi è più fortunato, meno fortunato, eccetera. E silenziare il fandom significa allontanarsi dal fandom, ma il fandom di Harry Potter è un fandom estremamente forte, è un fandom che legge tantissimo, è un fandom che promuove un sacco di iniziative di lettura, di cinema, eccetera, che sicuramente ha forse un occhio un po' più attento a questioni che riguardano i diritti umani. E silenziare i tuoi fan, not for me, cioè per me è proprio inaccettabile. E quindi, insomma, queste sono un po' le evoluzioni della mia storia con J.K. Rowling. Non so se ora ricadrebbe ancora, come vi dicevo all'inizio,
nel personaggio che ammiro davvero di più, perché ha fatto troppi errori, si è distanziata troppo dai fan e ci ha veramente un po' delusi, secondo me, grazie a queste cose. Da un lato, io capisco che ognuno di noi è umano, abbia momenti di debolezza, lei è costantemente sotto pressione per via del suo lavoro, sicuramente io non voglio anche essere disumana dall'altra parte, però mi aspetto da lei un atteggiamento decisamente diverso e che forse queste nuove uscite che riguardano Cursed Child, Fantastic Beasts e chissà cos'altro dovrebbero tenere un po' conto di quello da cui lei è partita, che secondo me è un'opera magnifica e sicuramente molto più sostanziosa e molto più solida di quelle che stanno uscendo ora. Capisco che ci sia sempre bisogno di pagare le bollette, però, e tra l'altro io sono ad esempio una grande fan del suo pseudonimo, che è Robert Galbraith, è una delle poche serie gialle, quella di Cormorant Strike, che io adoro e leggo voracemente appena escono, e io non capisco davvero quale sia. Cioè, che cosa le è successo? Mi spiace davvero tanto. Cioè, però mi è proprio crollata come personaggio e fa fatico davvero ad accettare questo suo cambiamento. Comunque, spero che questo video abbia chiarito un po' la mia posizione. L'avevo già girato, ma sono stata così stupida da cancellarlo, quindi sicuramente ci saranno meno informazioni rispetto alla versione precedente, però penso di aver delineato un po' tutte le mie problematiche con JK e che, insomma, sia stato per voi interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti e se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete un pollicino in alto. Insomma, ditemi anche voi qual è il vostro rapporto con JK, se avete lo stesso sentore mio, se invece la pensate in maniera totalmente diversa. Come sempre, io spero che il video vi sia piaciuto e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!